Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Aquarista, un gioco davvero molto particolare per cui devo ringraziare Ivan per avermelo regalato. Ed è un gioco che su Steam si trova a 8,19€, che non è tantissimo, è in italiano. Lo iniziamo dall'inizio perché in pratica è un'avventura molto singolare in quanto diventeremo dei possessori di acquari. E quindi andremo a regolare tutto quello che riguarda il mondo degli acquari, il mondo dei pesci, insomma. Abbiamo compiuto da poco 14 anni e nostro padre ci regala un acquario e quindi ce lo porta così come se nulla fosse, 100 kg di acquario, insomma, vabbè, magari non 100 kg, però insomma un parecchi litri, calcolando che quando lo portava dentro aveva la metà dell'acqua, adesso ne ha pieno. Adesso non so quanti litri siano, ma forse un centinaio lo sono. Allora, praticamente questo, premendo la Q, ci viene spiegato com'è. Quindi in pratica dobbiamo decorarli e mettere le giuste cose per consentire ai pesci di vivere bene. L'acqua può essere dolce o salata. Questo è 150 litri, quindi 150 kg di peso a 18 gradi, quindi l'acqua deve essere alla temperatura giusta. Questo gioco può essere utile anche qualora, dato che io ho avuto un acquario in casa e ho visto come si gestisce, benché non l'abbia mai gestito io, devo dire che gli si avvicina molto. Quindi se vi piacciono gli acquari e non potete averne uno, qua lo potete fare. Oppure se volete avvicinarvi al mondo degli acquari provandolo prima in un videogioco, è una cosa strana, lo so, è un po' come se parlassimo di mi piacerebbe tanto piantare chiodi nel muro, lo provo prima in un videogioco, però è, diciamo, fantasiosa la cosa. Compro una paletta del terriccio per l'acquario, quindi andiamo qui. Il menu è un po' grezzo, insomma, come lo si trova in tanti giochi indie. La paletta non è niente di speciale, ma per gli acquariofili vale oro, infatti la compriamo. Ora premiamo tab e andiamo a comprare del terriccio, quindi io credo che sia qui. No, raschietto, sale marino, tubo flessibile, la spugna, il retino no, dobbiamo comprarlo qua, allora il terriccio. Ok, qua si cambia, vedete che ci sono le varie cose, compriamo... sacco con terra, compriamo questo che mi piace, lo compro, 55, ma non costa un po' queste cose. Allora, arrivano già qui, quindi prendiamo la pala e prendiamo il sacco lo voglio mettere, non lo metto qui, davanti alla porta, se non entra nessuno, no, fatemi prendere il sacco in mano, no, non me lo fa fare, cavolo, sono riuscito fino un attimo fa, ma che cacchio... Raccogli nuova terra e una pala. Ok, ah, la raccolgo così, ok. Premi 1 per scegliere una pala. Ah, lo facciamo tutto insieme così, ok. Prendo la terra, la butto nell'acquario. In realtà andrebbe fatto un po' meno così, perché vi si intorbidisce l'acqua. Però, insomma, questo è quello che si fa. Questa musica un po' così, un po' noir. Ancora? No, premo il tasto destro. Clicca con il tasto destro per far cadere gli oggetti. Ok, è la pala e questo. Vabbè, fammela cadere qua, va. Un po' così, sta cosa. Scusami, ma... buttarla lì. La pala mi piacerebbe tenerla, perché non si sa mai. Come raccogli una pietra per il tuo acquario. Quindi andiamo qui... Compriamo la pietra e prendiamo questa. No, questa. Possiamo comprare solo questa. Fammi comprare un paio, dai. Ok, eccole qui. E andiamo a metterle nell'acquario. Compra e raccogli 4 oggetti del tuo inventario. Premi per raccogliere. I tasti cambiano. Ok. Compriamo altri oggetti per l'acquario. Quindi possiamo prendere le rovine. Bellissime queste per creare il vostro ambiente sottomarino. Dei rami. Costano un botto, però. Ok, ci comprarne 4 e li mettiamo tutti nell'inventario. Ok, iniziamo. Anche il ramo, così. Poi in realtà sono più belli, secondo me, con le alghe. Fai clic con il tasto destro sulla decorazione per renderla statica. Ok, quindi la rendiamo statica così.
così che non si possa muovere. Ok, compra un filtro. Allora andiamo qua, questo è molto importante. Filtro, questo. Sì, perché questo è bloccato. Tipo di acqua, vedete che gestisce sia l'acqua dolce che l'acqua di mare. Ok, eccolo che è arrivato. Metto il filtro nell'acquario, prendo col tasto E, lo posiziono, l'ho posizionato qua, perfetto. Clicca con il tasto destro per esaminarlo. Tipo di acqua attivo. Allora, accendi. Ok, compra una resistenza per scaldare. Questa è un'altra cosa molto importante per gli acquari perché l'acqua va tenuta a temperatura giusta. Quindi prendiamo una resistenza e la acquistiamo. La metto nell'inventario e lo applico. La mettiamo dove? La mettiamo qui. Ok, cliccate con il tasto destro sulla resistenza per esaminarla. Accendila. Ok, l'attivo. Temperatura. Ah, compro un termometro. Dovevo metterlo a 18 gradi, immagino. Andiamo qui e compro il termometro. Noto per essere gettato nel tè per saltare un giorno di scuola, esatto. Mai fatto però. Mettilo lì, termometro. Tac. L'acquario è pronto per fare entrare i pesci. Compra due pesci rossi, ma scusatemi. Tipo di temperatura 14. Non devo metterla a 18? Proviamo. 15, ok, sta salendo. Compra due pesci rossi. No, infatti questi qui sono pesci, quelli che abbiamo visto prima c'era Nemo, pesce pagliaccio, ma pesce d'acqua dolce. Compra due pesci rossi. Eccoli. Ora lascia cadere i pesci rossi. In realtà bisognerebbe lasciare il sacchettino un po' nell'acqua in modo da farlo ambientare prima e non dargli lo shock, però va bene. Abbiamo due pesci, cioè guardate che bello. Ogni pesce ha le sue statistiche. Premi il tasto destro su un pesce per esaminarlo. Allora, vieni qui. Pesce rosso. Lo stato di un pesce è determinato dai suoi parametri. Se il pesce è felice in tutti gli aspetti, crescerà e darà vita alla prole. Si può guadagnare comprando piccoli pesci, allevandoli fino al loro valore aumenta. I grandi pesci maturi possono essere venduti a prezzi ancora maggiori. Se trascuri i pesci, smetteranno di crescere e riprodursi. In casi estremi potrebbero anche morire. Il livello di fame, ok. Se non si dà del cibo muoiono, la temperatura se è felice o meno, la vegetazione se è felice o meno, e va bene. La temperatura è molto importante, cerca di mantenerla entro l'intervallo indicato in modo che abbia buone condizioni di crescita. Se il pesce è felice in tutti, ok, questo l'abbiamo già visto, richiede un numero diverso di piante, comprare piante e vendere quelle grandi è un buon modo per fare soldi, infatti anche le piante crescono poi all'interno. Infatti se metterete in un ipotetico acquario delle alghe, anche reali, insomma, degli acquari veri, poi dovete fargli manutenzione con le forbici, insomma, quelle lunghe per poterle tagliare, potare, o addirittura toglierle e metterne altre. Alcuni pesci amano vivere in un piccolo gruppo, mentre altri preferiscono avere molta compagnia. Prendi il numero giusto perché si sentano a loro agio. Ok. Questo avviso significa che una delle piante è in cattive condizioni e sta morendo. Bisogna scoprire di che pianta si tratta e rendere le sue condizioni nuovamente adatte. Questo qui significa che il pesce è in condizioni critiche, sta morendo. Questo invece manca ossigeno, immagino. Non ha un filtro funzionante. No. Che cacchio ho fatto? Cioè, stavo scavando accidentalmente sabbia. Allora, dobbiamo prenderci cura, comprare raccogli e mangimi per i pesci. Quindi andiamo qui, compriamo il sal. No, non il salmarino, dobbiamo comprare questo. Ok. Mangime, questo classico, l'abbiamo avuto tutti, insomma. Acquisto, eccolo qui. Per raccogli dovrei. Clicca sulla superficie dell'acqua. Rendi corretti i parametri del pesce. Quindi vediamo un po'. Il mio primo acquario, vediamo un po'. Pesce, temperatura? Gli diamo magari un paio di gradi in più, gli aggiungiamo vegetazione e anche un pesce in più magari. Vediamo un po', un paio di gradi, facciamo 20 gradi, dai. Vediamo se va tutto bene. 18, adesso dovremmo aumentare a 19. Ok, vediamo adesso se è contento. Tanto sono pesci uguali, vanno la stessa temperatura, è contento.
Manca vegetazione, quindi andiamo a comprare un po' di vegetazione. Le alghe non le possiamo prendere. No, c'è questo, dai. C'è anche il nome scientifico. Ne compro due, va. Vediamo se c'è vegetazione, così è contento il pesce. Vado lì. Modifica oggetto, spostare oggetto. Mettilo lì. Ok. E poi premo. No, scusate. Mettilo lì. E poi premo col tasto. Come cavolo si faceva con... No, con la I lo metto via. Devo... Ah, ok, no, questa va bene. Non posso renderla statica. Perfetto. Fammi prendere questo. Sono solo le decorazioni che si possono fare perché le piante ovviamente sono già statiche di loro. Perfetto. Vediamo adesso se il pesce è contento. O gliene manca ancora di vegetazione. Vegetazione... Ne metterò ancora un po'. Vediamo un po'. No... Perché non me le fa più fare adesso? No. Hai appena allevato con successo un nuovo pesce. Per guadagnare soldi, clicca col tasto destro su uno di loro e vendilo. Vendendo pesci più grandi si fanno più soldi. Lo so, ma non voglio venderlo, voglio farli crescere. Vendo a 12. E a quanto l'ho comprato? Ah, qua si possono comprare, sì, gli acquari più grandi, ovviamente. Pesce, pagliaccio, no. Non me lo fa fare. Devo seguire per forza il tutorial. Anche se in realtà adesso c'è già un piccolo. Quindi, vendo pesce. Qui manca qualcosa, ho capito. Se compri, installo lo sfondo dell'acquario. Ok, questo non lo conosco. Vediamo lo sfondo. Compro questo, che bello. 45 dollari per questo. Ok. Lo metto sul vetro. Metto qui. Bellino. Alcuni acquari possono usare più pareti per mettere lo sfondo. Compro un altro sfondo e metterlo sulla parete successiva. Va bene. Come ne comprare un altro? Altri 45, cioè sto spendendo tutti i soldi che avevo, adesso non ne ho praticamente più. Vado a mettere qui, va. Carino. Prendi qualche decorazione come una pietra e mettila sullo sfondo per creare una composizione unica. Ma prendo una pietra e la metto sullo sfondo. Compra e raccogli un raschietto per rimuovere lo sfondo indesiderato. Cioè, vabbè, raschietto, compra 10 euro di raschietto. Mamma mia, la paghetta la stiamo facendo via tutta, eh. Rimuovi lo sfondo. Ah, ok. Possiamo ancora migliorare il nostro acquario, compra, con la... sì, vabbè. La lampada, molto interessante, costa 60 dollari. Ah, ma ci continuano a fornire soldi, ok, siamo... Stipendiati. Mettiamo la lampada, la mettiamo magari qui che è più figo così. Tasto destro per esaminare, accendila e impostala sul colore che volete. Gli mettiamo un colore verdino. Accendi. Via. Ma cambia qualcosa col colore? Aumenta la potenza della lampada. Ah, no, ok. Puoi anche rimuovere le decorazioni. Cioè, non... Ah no, sì, vedete, sì, la luce c'è. Aspettate che però non mi piace. Mettiamo l'azzurra, va. No, adesso è un pochino più. Raccogli una decorazione e mettila nel cestino. Ah, qua, ok. E viene eliminata in automatico, credo, sì. E ora di vedere il nostro acquario da vicino. Clicca sull'acquario per entrare in modalità movimento libero. Clicca per entrare, ok. È possibile visualizzare il tuo acquario da qualsiasi luogo, Polygon Dust CZ. Ah, ok. Possiamo entrare e vedere com'è. Questa è la visuale che hanno i pesci. Col destro usciamo e torniamo nella nostra cameretta. Ah, salve. Il tuo primo acquario è pronto. Ora è il momento di affrontare la vera sfida. Ho un problema con l'acquario del soggiorno. Te ne vorresti occupare? Naturalmente ti darò i soldi per comprare le cose di cui hai bisogno e guadagnerai il tuo primo stipendio. Che ne dici della mia offerta? Va bene, dai, andiamo. Abbiamo sbloccato un sacco di oggetti e siamo saliti a livello 2. Quindi, come meccanica, grafica, un po' sullo stile di House Flipper, ma in realtà qua sistemiamo acquari. Allora, qua abbiamo la nostra casa non esplorabile, qua abbiamo la cameretta e... Io non vorrei che questa casa fosse un asset, perché mi pare di averla già vista. Mi viene in mente qualcosa? E qua è tutto.
Eccolo qua. E c'è anche la mamma. Penso di aver fatto un errore, tutti i pesci sono morti e subito dopo sono apparse le alghe. Non sto andando troppo bene, puoi aiutarmi a sistemare le cose? Cioè, mi hai dato 10 minuti fa un acquario, il mio primo acquario, e adesso, vabbè. Mi piacerebbe avere i pesci di mare, preferibilmente dei cavallucci marini e qualche pesce chirurgo blu. Sono un po' di soldi, ecco un po' di soldi, se riesci a sorprendermi farei per i miei soldi oggi stesso, ok? Va bene, quindi cosa devo fare? Comprare acquario il retino. Ok, sì, perché questa è un'altra cosa che si vive, diciamo, con un acquario, quella di avere il retino. Ma il problema... Ah, arriva qua, ok. Raccolgo il retino. Sono morti tutti. Nel WC o nel bidone della spazzatura? Salve. Pesci pagliacci, mamma mia. Che scena macabra. I pesci hanno una particolarità che praticamente dopo 2 minuti già hanno dimenticato, quindi questo gli sembrerà l'oceano, ma bisogna avere sempre comunque modo di gestirli e rispettarli, insomma. Allora, compriamo la spugna, questo è un altro oggetto utilissimo, e puliamo. Ah, pulisce proprio, ah sì, beh, alla... Alla house flip, assolutamente, bisogna pulire ogni vetro così, che lavoraccio. Uno solo? Ah no, dobbiamo pulire anche questo. Se riusciamo, ok. Devo capire come si pulisce sto vetro qua, ok, così. Non è che stiano benissimo tutti e due, eh. Il filtro sporco dell'acquario e lavano nel lavandino. Beh, sono belle ste meccaniche però, eh? Estrai il filtro sporco e lavano nel lavandino. Cioè, è bello, bello curato, devo dire. Estrai il filtro sporco. No, si sta lavando, no? Sì, direi di sì. Sì, si sta lavando, sì. Pulisce la resistenza al termometro allo stesso modo. Ok, allora fatemi riapplicare il filtro. Allora, puliamo il termometro. Perché? Vedete la barra perché si riempie? Man mano lo muoviamo perché va mosso, quindi quello non importa come lo fate, l'importante è che salga la barra circolare. Perfetto. Riapplichiamo anche questo, però non abbiamo ancora risolto il motivo per cui si sono morti i pesci. Allora, ripuliamo anche questo, quindi resistenza e termometro. Pulisci. Poi il gioco si evolverà così con sempre più sfide. Adesso siamo in pieno tutorial. Solleva, allora, compra e solleva il tubo. Che vuol dire? Compra e solleva il tubo. Il tubo? Tubo? Ok, compro il tubo. Clicca sull'acquario per posizionare il tubo. Sì, questa è un'altra cosa che si fa per svuotare l'acqua. Compra e solleva il secchio. Sì, è vero, questa è una cosa abbastanza noiosa da fare. Non mi ricordo più dove era il secchio. Compra e solleva il secchio. Ok, eccolo qua. Compra. Ok. No, dovete. Scusate, ma adesso io vorrei mettere un po' di roba qua. Perché sì, è un po' un problema posizionare le cose. Perché bisogna capire. Vabbè, lascialo lì alla schietto. Va, fammi prendere questo. Sì, fortunatamente questa è una cosa riprodotta piuttosto velocemente, perché ci si mette una vita.
versiamolo nel WC. Adesso voglio cambiare, voglio buttarlo nel WC. Ma non avete un bagno di sotto? Fate in giardino? Eh sì, da di sopra svuotare l'acqua. Vabbè. Sì, anche perché non è che potete svuotare l'acquario, si spezza il vetro. Quindi bisogna continuare a svuotarlo così. Di solito c'è anche una pompetta che vi dà una mano nello svuotarlo. Questa cosa di riempire, no, facciamo prima da qui, scusa, ma io la butterei nel giardino. Che bella casa. Sembra proprio House Flipper, ma gestiamo acquari. Penso che adesso abbiamo finito. Che poi, adesso lo dico giusto così per info, praticamente poi quando mettete l'acqua, ne va misurata con delle cartine la durezza. Quindi deve essere proprio un'acqua, non va bene l'acqua del rubinetto così, bisogna trattarla l'acqua di un acquario. Con le mani libere, ok. Allora, intanto stiamo riempiendo casa di utensili secchi, tubi che non c'entrano niente, però va bene. Tenetene conto perché in caso di acquario avete proprio queste cose. Allora, con le mani libere levo il tubo. Usa la paletta, ok. Usa la paletta per tirar fuori. Ah, lo tolgo tutto tenendo premuto, ok. Ah, proprio innoviamo l'acquario totalmente. È bello grande questo, eh? Con 1000 litri. Raccogli nuova terra e la pala. Dove cacchio la prendo nuova terra e una pala? Così? Sì, ma la paletta ce l'ho. Ma... mettiamo così. Non ce l'avevo di sopra. Allora, prendiamo la terra e la pala. Sì, ma ci mettiamo una vita. No, fortunatamente lo fa sempre alla stessa velocità, indipendentemente dalla quale, se no sarebbe una cosa tediosissima. Ok, abbiamo fatto un bel fondale rispetto a prima. Tenendo il secchio, clicca sul lavello per riempirlo d'acqua. Allora, aspettate che la paletta me la tengo, ma vorrei buttare perlomeno questo. Non so dove l'abbia messa, non lo voglio sapere dove l'ha buttata, ma vabbè. Ah, l'ha buttato là. Vabbè, il secchio, dove cacchio è qua? Prendi il secchio, lo riempiamo. Sì, non funziona proprio così qua, devo dire. Prendi il secchio e premi l'acquario per versarci l'acqua. Boh. In una città con l'acqua col cloro? Boh. Non lo so. Ancora uno. Va bene. Con il secchio puoi versare l'acqua, tirare fuori con il tubo, ok. Compra e raccogli sale marino. Ah, ok, adesso ci fa fare la prova mettendo il sale marino, quindi per renderla appunto acqua salata. Il sale marino costa una barca di soldi. Tenendo il sale, clicca sull'acquario per cambiarlo. Sei sicuro di voler cambiare il tipo d'acqua? I pesci e le piante messi ne moriranno rapidamente, certo, lo so. Premi J per aprire le attività. Metti le lampade nell'acquario, accendi la resistenza, accendi il filtro, metti uno sfondo sulla parete dell'acquario, fai entrare il pesce chirurgo, cavalluccio. Ok, queste me le tengo qui perché voglio ricordarmeli. Allora, prendiamo il fondale, che non mi ricordo più che cacchio è. Questo vario, no, questo no. Allora, abbiamo... la pompa c'è. Ok. Attivo.
attiva. Quindi Jay, metti lo sfondo sulla parete della quale non mi ricordo dove cavolo è lo sfondo. Ah, eccolo qua, questo, c'è sempre questo da mettere. Ok, molto bello. Poi cosa c'è da fare? Lampade. Due lampade di decorazione, vediamo dove sono. Due lampade, quindi ne compri due, $120, ormai tanto paga papà. Allora, prendi questa, mettila qui. Prendi questa, mettila di qua. Poi, fai entrare chirurgo, cavalluccio marino, alcune piante acquatiche, 6, e coralli, 9. Ok, allora, piante acquatiche. Piante acquatiche. Di acqua dolce, acqua salata. Ok, mettiamo le alghe. Il kelp. Così. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ne compro un'altra. Così. Ok. Coralli. Coralli, dove cavolo? Coralli, eccoli qua. Che belli. Voglio comprare questo. Questo. 9 devo metterne. Per farmi prendere anche questo. Mi ricorda molto Subnautica. Ok, dai, mettiamo tutta sta roba. Dovremmo anche renderli statici, credo, questi. Sì, vedete che poi almeno non si spostano. Va bene. Cominciamo. Sarà un video lunghissimo questo, però ci sto prendendo gusto. Allora, quanti ne mancano? 5. Ce li ho. Poi pian piano mettiamo tutto. Sto mettendo un po' così a caso, poi quando non si gioca tranquillamente, poi si va più easy. Ne manca uno, no? Fornisce le specie d'acqua salata, buone condizioni, fai uno screenshot. Ok, 3 pesci chirurgo blu e 5 cavallucci marini. Allora, pesce d'acqua salata. Allora, pesce chirurgo blu, quanti? 5? 3 erano, 3. Pesce chirurgo blu, 5. 3, scusate. Dimensioni, ah, potete prenderli più o meno grandi, 3. Ok. Eccoli qua. Ripeto, non si fa proprio così, però va bene. È giusto anche semplificare, 2, 3. Non stanno proprio bene. Temperatura va assolutamente alzata, quindi la resistenza deve assolutamente, il termometro dice 14, alziamo a 20, pesci d'acqua dolce, questi qui hanno bisogno, facciamo 22, ok, speriamo vadano bene perché e non muoiano, sì non muoiono subito però, temperatura si trova meglio, la vegetazione si trova abbastanza bene, vediamo i nostri pesci chirurghi. Che temperatura fa qua? 18. No, vai. Facciamo anche un 24. Che magari sti qui, se arrivano dal mare rosso, hanno bisogno di una bella temperatura. Poi abbiamo detto pesci cavalucci marini 5. Sono bellissimi i cavalucci marini. Allora, questi 5. Posso prenderli più o meno grandi, però mi costano una barca di soldi. 5. Ok. Tu stai lì a guardare, eh? Io gli aggiungerei anche qualcosina di vegetazione, ma... Allora, non hanno più il punto esclamativo, la temperatura è ottima, la vegetazione non gli basta. E anche i cavalucci marini non stanno proprio bene, perché la temperatura non è abbastanza, quindi direi che l'aumenterei ancora un filo. La mandiamo a 26. Prendiamo anche della vegetazione. Prendiamo queste, un paio d'alghe,
rimettiamo qui. No, figliolo, possiamo essere orgogliosi di avere una cosa così bella nel nostro salotto. Il momento di premiati, ecco tu i soldi, sento che diventi. Ok, ci hanno dato un sacco di soldi. E questa chi è? Oh, ciao, bell'acquario, visto che hai tanto talento, potresti aiutarmi con il mio acquario? Il mio gatto continua a dare. C'è nostra sorella che ha un acquario, non tutti in acquario, mancavamo solo noi. Livello 3, perfetto. E quindi? Ma dove abiti tu? Torna dalla tua amica quando sei pronto. Ah, è la nostra amica che vive in casa nostra. Va bene. Sì, andiamo. A casa di un'amica. Sì. Ok. Guarda che bel siamese! Benvenuto, come ti ho già detto, il gatto dalla caccia ai miei pesci. No, problema risolto. No, allora. Allora, se è caduta quest'acqua qui, passiamo la giornata a pulirla. E non qui, ma di sotto. E tra l'altro ti si gonfia anche tutto il pavimento, che è tutto di legno. Però intanto io finisco qui il video. Studi anche C e C++, JavaScript, C++, poi gioca IP Security, Web 2.0, cioè studia, ma non ha un computer. Ragazzi, bando agli scherzi, quello è il gatto peste. Bella comunque a casa, non lo so se sia abitabile qui, però vabbè, non è a norma. Ragazzi, io ringrazio Ivan per avermi regalato il gioco che sembra davvero molto carino. L'avevo già giochicchiato un pochino, ma ho voluto farlo con voi in video. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!